Ciao a tutti, sono Isaac29695 e ho fatto questo video solo perché mi sono imbobolato. Allora, ho fatto questo video soltanto per chiedervi un favore e dirvi una cosa. Chiedervi, no, per favore. Allora, la prima cosa sarebbe che nei miei video recensioni, se mi piacciono, invece che scrivermele tutte su Skype, complimenti, metteste mi piace al video. Solo questo, per favore. E così almeno mi bilancio e guardo se i non mi piace sono uguali a mi piace, oppure maggiore, minore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, secondo, qui ho un bellissimo emulatore per la PlayStation 1. Bellissimo. Allora, eccolo qua. Non ditemi che ce ne sono di migliori perché lo so, questa è una dei peggiori LOL. Non lo so. Non li conosco molto bene gli emulatori, so soltanto che funzionano abbastanza bene quasi una buona parte. Allora, qui la seconda cosa che vi volevo chiedere è che io ho i giochi Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3, che sono i miei giochi quasi preferiti. Il 2 e il 3 sono due dei miei preferiti, perché ce ne sono tanti che mi piacevano, per la PlayStation 1 perché mi sono piaciuti i giochi per quella console. Vabbè, e avevo in mente di fare dei video con tutti e 25 livelli, con le gemme, con i cristalli di questi due giochi, o uno dei due, forse meglio uno dei due. Io voterei per il 2. Il 3 l'ho appena finito con qua con buoni compagni su Skype, quindi io farei il 2. Ditemi voi se ci state col 2 e basta. E vabbè, tanto per farvi vedere un po' i livelli e come si fanno, perché il 2 ha anche più misteri su come finire il gioco al 100% e mi pare più interessante. Poi, detto questo, questa parte di video andrà a finire qua in mezzo. Faccio partire la sigla per le recensioni. Ciao a tutti, di nuovo sono Isaac29695. Oddio, sembro scemo. Ok. La sigla l'ho resa un po' più corta soltanto per questo video soltanto, non vi preoccupate, non è una cretinata così come sempre. Cioè, non sarà sempre così. Allora, ho fatto questo mini video soltanto per dirvi quelle cose là di prima e queste robe qua. Lo sto facendo in fretta appunto perché non voglio spendere 10 minuti soltanto per dire queste cretinate. Mi hanno dato con l'evento queste casse qua, appunto, e questa qui particolarmente profuma di merda, cioè, è buona come cassa. Questa qui è la prima cassa che apri, infatti mi ha dato un buon cecchino, e questa cassa in pratica dava un cecchino, un'arma in NX. Questa invece ne dà due, anzi, da due cose, perché mi ha dato anche un mercenario. Ecco, questa da due cose, e la prossima che aprirò ne dà 5, è una delle migliori che si trova ogni tanto su Black Market, eccola qua, oppure negli eventi. Ecco, da molte robe, di tutto, ecco questa roba qua, è abbastanza utile, 100 GP in più, mi faccio un po' di soldi. Poi, volevo anche dirvi un'ultima cosa, penultima, che mi è scaduto lo specialist, e volevo dirvi semplicemente che, appunto, dirvi, provate ad usare quest'arma qua, la Scorpion. È un'arma che ho provato recentemente e è molto forte. Voi provatela, se vi trovate bene va bene, ma detto questo, chiudo il video. Ciao a tutti, ciao.